Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi vi andrò a presentare un gioco di carte, Plumes and Play. È un gioco in cui dovremo andare a creare delle condotte di tubi per totalizzare dei punti. È un gioco da 2 a 6 giocatori e la durata dipende perché si può giocare sia in modalità veloce che in modalità torneo ed è consigliato per giocatori da 8 anni in su. Andiamo subito a vedere, come sempre, il setup e lo svolgimento di gioco. Vediamo quindi come si gioca a questo gioco di carte Plumes and Play. Per prima cosa viene mescolato il mazzo di carte, che in base al numero di giocatori, tipo per due giocatori, va mantenuto tutto il mazzo, mentre da più giocatori, da tre in su, vanno tolte delle carte che ovviamente sono elencate nel libretto di istruzioni. Dopo aver quindi mescolato il mazzo di carte, vengono date tre carte ad ogni giocatore. Il mazzo poi di pesca viene messo al centro del tavolo ed inizia il primo giocatore. Quando si inizia una partita, per prima cosa si andranno a pescare due carte dal mazzo di pesca. Quindi il primo giocatore andrà a pescare le sue due carte, dopodiché potrà iniziare a giocare delle carte. In che maniera? Ovviamente a inizio partita, non essendoci nessun tipo di carta al centro del tavolo, può decidere tranquillamente quale e quante carte giocare. Lo scopo del gioco qual è? È cercare di fare un condotto di tubi di almeno tre colori uguali. Da tre colori in su, ovviamente, se ne possono fare di più anche perché andando ad attaccare tipo altri tubi da carte che sono state già messe, si può andare a fare quindi più combinazioni di carte e quindi di tubi di egual colore. In che maniera però vanno posizionate le carte? Tipo in questa maniera non possono essere messe, in quanto come vedete queste viti di serraggio sono chiamate. Devono corrispondere, per cui in questo caso vedete che le due carte, le viti non combacerebbero, quindi si potrebbero andare a mettere solo tipo queste due carte dove le viti di serraggio corrispondono. Quindi io potrei mettere queste due carte così e questa così. In questa maniera. Avendo fatto un condotto di almeno tre carte dello stesso colore, in questo modo andrei immediatamente a prendere queste carte che verranno messe accanto a me e saranno i punti che farò a fine partita. Andrò a sommare quindi tutte le carte a fine partita che avrò raccolto. Quindi il gioco passa da un giocatore all'altro in questa maniera. Giocando ognuno le proprie carte. Ovviamente, quando, come abbiamo visto, inizio partita non ci sono carte, si può iniziare tranquillamente un nuovo condotto. Nel caso in cui anche, ci sia già magari un condotto sul tavolo, ma, io non posso attaccare la mia carta a questo condotto, facciamo finta che non ho carte che si possono andare a unire, io posso tranquillamente iniziarne uno nuovo. Quindi non necessariamente dovrò andare ad attaccare le mie carte a un condotto già esistente. In questo gioco, infatti, è obbligatorio ogni volta nel proprio turno giocare carte. L'unica eccezione è nel caso in cui che dopo la pesca un giocatore abbia tre o meno carte nella sua mano, quindi quello è l'unico caso in cui può passare direttamente la mano all'avversario. Ci sono poi delle carte speciali che sono tipo questa, che è una carta multicolore, per cui noi possiamo decidere quale colore assegnargli al momento in cui l'andiamo a posizionare. Tipo in questo esempio noi decideremo di utilizzarla come carta rossa, per cui riusciremo a formare un condotto di almeno tre carte che andremo subito a prendere. C'è poi questa carta che è una carta archi multicolore, che a differenza di questa carta multicolore, cosa fa? Può
possiamo anche questa utilizzarla come una carta di qualunque colore, ma quando andremo a completare un condotto di almeno 3 carte, oltre a prendere le carte del condotto che abbiamo formato, andremo anche a prendere tutte le carte nell'area di gioco che ci sono, quindi anche staccate, tipo per esempio se ci fosse un altro condotto qui singolo, andremo a prendere le nostre carte del condotto che abbiamo appena formato più tutte le carte rosse, perché in questo caso l'avevamo fatta valere come colore rosso, tutte le carte rosse che troviamo nell'area di gioco, quindi staccate o dopo questo condotto che abbiamo appena formato. Con queste carte si capisce quindi già che si possono fare moltissime combinazioni per andare a formare dei condotti di almeno 3 carte. C'è infatti un foglietto all'interno della scatola che vi mostra tutte le combinazioni che si possono andare a fare in questo gioco. Come vedete sono moltissime, quindi danno molta varietà al gioco e molta anche imprevedibilità. Abbiamo poi altre carte speciali che possono venire utilizzati in qualunque momento durante il nostro turno senza limitazioni. Abbiamo per esempio la carta Ruba Carta, che ci permette di rubare una carta casuale in mano di un altro giocatore. Poi abbiamo la carta Scambia Mano, che ci permette di scambiare tutte le carte che abbiamo in mano con tutte le carte in mano di un altro giocatore. Poi c'è la carta Recupera, che ci permette di recuperare una carta scelta dalla pila degli scarti. Ci sono poi le carte Tubi Rotti. Queste carte viene giocata di fronte a un altro giocatore che durante il suo turno non potrà giocare carte del colore che noi saremmo andati a posizionare davanti al giocatore stesso. Dopo il proprio turno di gioco, il giocatore che ha ricevuto questa carta tubo rotto può semplicemente scartarla. Quindi durante il turno successivo potrà di nuovo giocare normalmente. Abbiamo poi la carta chiave, che ci permette di togliere una qualunque carta dall'area di gioco e andarla a posizionare dove preferiamo noi. Quindi in questo esempio io gioco questa carta e magari vado a togliere questa carta da questa linea, quindi da questo condotto, e me la vado a posizionare qui, visto che magari dopo, avendo carte verdi nella mia mano, posso andare ad attaccare una carta qui e formare quindi una linea e un condotto di 3 carte dello stesso colore. Abbiamo poi la carta Seghetto. Con questa carta possiamo togliere una qualunque carta dall'area di gioco e scartarla nella pila degli scarti. Per ultima abbiamo il lucchetto cassetta. Con questa carta noi che posizioneremo davanti ad un altro giocatore, nel proprio turno questo giocatore non potrà utilizzare carte cassetta, quindi del tipo che vi ho mostrato precedentemente. Ovviamente questa carta dura sempre un turno, quindi alla fine del proprio turno questa carta verrà scartata. Andiamo a vedere ora un esempio di quello che può succedere durante una partita per farvi capire come si possono muovere le carte dopo aver formato una condotta da almeno 3 carte. In questo caso, se per esempio il mio turno e vado ad unire questa carta e quindi formo un condotto di almeno 3 carte, io prenderò queste carte che diventeranno mie per il punteggio finale e le carte che rimangono nell'area di gioco possono essere mosse a mio piacimento, ovviamente però senza andare a staccare le carte che sono unite dalle viti di serraggio. Quindi questa carta che è rimasta libera, io sono liberissimo di andarla a posizionare, sempre rispettando la regola delle viti, a mio piacimento, o lasciarla lì dove era, oppure posso anche decidere di andarla a attaccare qui o qui. Quindi in questo caso, se per esempio questa carta che era qua sopra fosse stata una carta verde, quindi per esempio questa, rimanendo libera io potevo spostarla, andavo a posizionarla qui e formavo un altro condotto da 3 carte. Quindi come vedete, oltre alle combinazioni
che si possono fare, che vi ho fatto vedere prima nel foglio che c'è all'interno della scatola, si possono fare diverse strategie e diverse mosse che ci permettono quindi di raccogliere molte più carte di quelle che magari si potrebbero raccogliere con una semplice mossa, ma con una mossa singola si riescono tante volte anche a prendere più carte. Come ho detto nell'introduzione, in questo gioco si può giocare sia una partita veloce, quindi una partita singola dove chi ha totalizzato più punti è il vincitore, oppure si può decidere anche di fare un torneo, quindi più partite e il primo giocatore che arriva a 6.000 punti è il vincitore. Questo era il tutorial di Plumes and Play. Spero di avervi aiutato anche con questo tutorial a conoscere questo gioco e a capirne le regole. Come sempre vi ringrazio per aver guardato il mio video e come sempre vi auguro a tutti buon gioco!